non depone a favore dell'indice FTSE MIB la prima parte di contrattazioni della nuova settimana. Dopo un tentativo iniziale di salita, il benchmark di riferimento della borsa di Milano ha imboccato la via del ribasso, rompendo i minimi di sessione di mercoledì scorso e rinnovando i minimi dal settembre 2013. Confermata la rottura a ribasso di area 17.500, l'indice comincia ad affacciarsi sotto quota 17.000. I primi target sono a 16.660, 16.650 punti e la soglia psicologica dei 16.000 punti successivamente. La pressione a ribasso, che sta portando a costruire la sesta candela nera consecutiva, potrebbe essere a questo punto allentata solo con un ritorno delle quotazioni sopra 17.834 punti, mentre è necessario uno stabile ritorno sopra quota 18.000 per riportare lo scenario di breve termine in posizione di neutralità e andare a testare la media mobile a 14 giorni, attualmente discendente a 18.002. Anche se si salva dalle sospensioni che questa mattina piovono a Piazza Affari, il titolo Exor non evita le forti vendite che si stanno abbattendo sul FTSE MIB. Exor perde quasi 4 punti percentuali e rompe al ribasso i minimi di giovedì scorso a 26,89 euro. L'area dei 27 euro è decisamente importante. Già nel 2014 aveva per due volte contenuto le pressioni a ribasso del titolo, dopo essere diventata supporto nel 2013. La sua rottura al ribasso, se confermata, darebbe un nuovo segnale negativo al quadro grafico. Peraltro in tal senso si segnala anche l'incrocio dall'alto verso il basso della media mobile a 55 giorni su quella a 100 periodi. Primo obiettivo ribassista ravvicinato in area 22,25,50 euro, successivamente Exor tornerebbe sui minimi di metà 2013 a 22,15 euro. Per evitare questo scenario l'azione dovrebbe riportarsi rapidamente sopra quota 27 euro, anche se un miglioramento del quadro grafico di breve termine si avrebbe solo con un ritorno sopra 28,77 euro. Due supporti, uno statico e uno dinamico, sono prossimi al test per il titolo Campari. Cercheranno di fermare il crollo delle quotazioni che nelle ultime 4 sedute è misurabile in una perdita complessiva di oltre 10 punti percentuali. Entrambi i supporti gravitano sull'area psicologica dei 7 euro. Il primo statico, attorno a cui Campari ha girato l'ultima volta tra luglio e settembre dello scorso anno. Il secondo dinamico, tracciabile con i minimi del 12 febbraio e del 24 agosto 2015 in avvicinamento a 6,90 euro. L'importanza dell'area potrebbe favorire un rimbalzo delle quotazioni a 7,20 euro in prima battuta e 7,35 successivamente. Il quadro grafico rimarrebbe in ogni caso ribassista. Al di sotto dei due supporti, la cui violazione dovrà essere confermata da più di una chiusura di seduta, gli obiettivi per Campari sarebbero a 6,85 e a 6,60 euro. Thank you.